Ragazzi, sono tornato in turmoil. Tutti contenti? Bene, tutti contenti. Il problema è che non ho ricominciato ancora da capo. Perché? Ho letto tutti i vostri commenti del video scorso e grazie ragazzi dei 5.000 like. Se li raggiungiamo anche sotto questo video, uscirà il prossimo domani o comunque sia al più presto possibile. Per cui forza con i like adesso, prima che poi dopo vi dimentichiate, ok? Mettilo adesso, non a fine video. Ragazzi, ho letto tutti i vostri commenti. Tanti mi dicono: Luke, ricomincia da zero. Tanti: Luke, fai il live da zero, quando torni allo stesso punto poi fai il video. E tanti: Luke, fai un ultimo video dove sei arrivato, vedere se nella prossima partita magari sale qualcosa. Se sale qualcosa c'è, se sale qualche percentuale, c'è una piccola percentuale che si possa recuperare. Secondo me ormai è persa al 100%, forse anche più del 100%, ma facciamo quest'ultimo tentativo. Allora ragazzi, entriamo nel gioco dopo la sigla. Perché lui è lui. 43 semplici. Eccoci qua. Ho chiesto gentilmente 158.000 dollari alla banca. Devo dargli esattamente il 336% in più. Per cui se gli ho chiesto 158.000 dollari, dovete fare per farsi il calcolo. Noi ci buttiamo nella partita, ok? Se, allora, io nell'episodio scorso ero sotto di 148 dollari. Se dopo questa partita siamo sotto meno di 148 dollari, c'è una piccola percentuale che si possa recuperare. Se siamo sopra o a pari 148 dollari, io butto la partita. Ah già, dobbiamo fare l'asta per le azioni. Che devo comprare questa azione? Che devo comprare? Però 10.000 dollari, è un 3%. Se me la lasciano a 10.000 dollari, io le compro. Tanto ormai abbiamo fatto 30, facciamo 37. Vai, vai, 10.000 dollari, io la compro. E chi l'ha comprata? Blank. C'è Blanche. Ma cazzo, si chiama lui? Da che pulpito esce il palpito? Mo' si è svegliata. Il 3%, eccolo lì, la signor. Ma vaffanculo, signor. Andiamo a comprare il terreno, che lo pago minimo. Lo voglio pagare il minimo. Anzi, andiamo qua nell'angolino. Zitti, zitti e beati. Sapete che volevo comprare questo pezzo grosso. Ho fatto una figata. Comprato il terreno piccolino e ce ne possiamo andare a lavorare. Raga, guardiamo tutta la partita perché non voglio fare danni. Mettiamo un rabotomante, due rabotomanti, due cavalli e fin qua a posto, a posto. Ora loro cercheranno qualcosa, intanto noi mettiamo i laser. Ora appena trovano il diamante, appena, ecco qua il diamante, vabbè, quella cosa lì. Noi mettiamo la scavatura qua e mettiamo questo qua. Facciamo allargarlo al massimo e vediamo prima di beccare il gas. Ok, abbiamo trovato il petrolio. Qua c'è del petrolio, ma qui non so se c'è il gas, eh. È gas. Ok, abbiamo del gas, fantastico. Ora iniziamo a vendere qua a sinistra. E fin qua tutto scende a pennello. Poi di qua abbiamo trovato qualcos'altro, ma noi mettiamo lo scanner. Onde evitare di beccare gas. Invece c'è una bella congruenza di petrolio. Fantastico. Allora io andrei proprio a vendere qua. Quando me li danno sti soldi a me? Dai, veloci. Velocizziamo il tempo. Tempo. E quando che si vanno in tempo. E che sanno che si non è che sono un altro tempo. Dai, forza cavallo. Ciucchino. Dai, fammi comprare un altro. Oh là. Andiamo a vendere di là. Ragazzi, io so che... a destra si vende di più. Io so che voi amate questo gioco come lo porto io. Comunque sia, amato questa serie. Io non voglio terminarla, per cui faccio l'ultimo tentativo prima di ricominciare da zero la serie. Poi, rispondetemi nei commenti. Luke ricomincia da zero e però mostracelo. Per cui ricominciamo una serie da zero proprio e ve la mostro anche. B, ricomincia da zero, ti porti off camera fino a questo punto e poi ci porti video. Raga, lo so che voi vorreste vedere non off camera ma magari un live, ok? Potrei anche farvelo un live, però non riesco a organizzarlo in questi giorni perché ho un sacco di lavoro da fare, sia su YouTube che fuori da YouTube, che nella vita reale, che in tante altre cose. Per cui, veramente, c'ho un sacco di unboxing da fare, sta arrivando un sacco di roba, un sacco di programmazione. Arriva l'estate, anche se non andrò in vacanza, appunto sono qua a schiattare di caldo e lavorare per voi. Per cui, scegliete nei commenti e vedremo dopo. Ora, bado le ciance, la parte dei badanti. Cerchiamo di portare a casa più soldi possibili. Potenziamo i cavalli, ottimo. Ottimo. E cerchiamo altro. Per cui mettiamo altri 2/3 raptomanti. E mettiamo anche tanti laser. Luke, non fare i laser fino a 250.
fanne di più ma piccoli. Raga, il minimo 100, per cui più piccoli è meglio farli a 250. Ed è meglio spendere tanto, però poi guadagnare molto di più col gas. Ora, prendiamo le cisterne. Una cosa importante adesso, ragazzi, è prendere le cisterne. Per cui arriviamo a 250 barra anche 500, compriamo le cisterne. Ok, già ne possiamo prendere una, la mettiamo qua. E cerchiamo di prendere un'altra, velocizziamo il tempo. Forza, e vabbè, i balletti qua hanno fatto, e tre, Mimì, Cocò e Cagmucaval. Dai, Vacallo, vai a vendere. Bravi, un'altra cisterna, la mettiamo qua. Bravi, Vacalli, che vendo. Vacalli, venite di là che è 40, però. Vacalli, basta vendere. No, dobbiamo vendere ancora, basta vendere il cacchio. Basta vendere il cacchio. Raccimoliamo un po' di petrolio, ragazzi, e ci vediamo tra poco quando crescono i soldi. Quando crescono i petroli. Quando crescono le cose lì. Ok, possiamo vendere a destra, uguale, destra, sinistra, sono uguali. Dai, vendere, forza. Velocizziamo il tempo, intanto i tre ballicchiano. Ok. E abbiamo un bel po' di soldini. Ottimo. Mettiamo lo scanner qua e vediamo che c'è sotto. Bomba, in mezzo a tutti e tre. Pampete. Una bella macchia di petrolio. No, chi è Talpa? Una bella macchia di petrolio. La mettiamo anche qua. Abbiamo ancora tanto gas. Oh, petrolio. Ottimo, per cui metterei questa al centro. La potenzierei per fare i buchi nel coso. E andiamo così. Ragazzi, scanner. E scannerizziamo anche qua sotto, perché quello ha trovato qualcosa. Dobbiamo trovare il gas. Dobbiamo assolutamente trovare il gas. Ok, gas. Questa che roba sia? Non lo so. Lo vediamo subito. Petrolio, è petrolio. Vediamo se c'è gas qua da queste parti. No, solo petrolio. Per cui farei così. Cacchio, non c'ho più soldi. Cacchio. Andiamo a vendere a destra. Ormai è tutto complicato, ragazzi. Facciamo un po' di soldi e poi basta. Dai, vendiamo. Basta vendere. Ok, grazie. Allora, facciamo così in questo modo. Babambete, perché non mi va? Ah, ho finito le dilamazioni. Allora, facciamo così. Qual è il problema? Where is the problem, man? Qua dovrebbe essere petrolio. Andiamo a vedere. Piccolino. Ok, gas. Vediamo qua il centro che c'è. Uno lo mettiamo qua. Facciamo un po' a chiazze, ragazzi. Sperando di beccare più gas possibile. Qua sotto non c'è nulla. Qua sotto. Tre macchioline di gas. È da buttare sta partita, ragazzi. È tutto da buttare, ve lo dico io. Ok, altro gas, ma è tutto da buttare. Potenziamo i tubi. Diamo una mano al Kaiser. Io non so più cosa fare adesso a questo punto. Ragazzi, ho trovato un diamante. Guardate qua sotto, c'è un diamante. Guardatelo. Vediamo se la talpa me lo raccoglie, guardate. Almeno sembra una punta di diamante. Dai, forza, talpa, muoviti, che non c'ho tempo. Vediamo un po' se lo raccoglie. Yes, diamante raccolto. Ragazzi, guardate che mi tocca fare. Chiudiamo la valvola, ok? Colleghiamo questo qua, ok? E poi andiamo a fare il giro di tutto il gas. Per cui passiamo di qua. Bambete. Speriamo di farcela con i soldi. Passiamo di qua. E non ce la facciamo con i soldi, fantastico. Andiamo a vendere due cavalletti qua. Veloci, vendere. Andale. Via, basta. Allora, passiamo di qua. Guardate che casino. Facciamo qua, non bastano più i soldi. E l'ultimo collegamento, non ce la faremo mai. Sì, lo colleghiamo qua. Ok, veloci, ultimo mese. Certo, io vendo un diamante, ragazzi. Tanto ormai la partita è buttata. Vediamo che fa il diamante. Hai bisogno di tempo extra per vendere tutto il petrolio? Un diamante è tutto quello che ti serve per avere un po' di tempo extra. Io un quantesto tempo extra. Ok, ho venduto il diamante. Velocizziamo il tempo. Dovrebbe già arrivare il gas, vediamo un po'. Ok, il gas arriva e sta salendo il tutto. Guardate. E io già potrei iniziare a vendere il petrolio, perché il gas sta terminando. Forza, tutti a vendere. A 2 dollari, quasi a 3 dollari. Il gas sta terminando, guardate. Quasi a 3 dollari, attenzione. Quasi a 3 dollari. Ma che bastardo. Mi ha fatto terminare il tempo prima. Raga, meno 676.000 dollari. Per cui direi ufficialmente che l'abbiamo preso in quel posto. Per cui, raga, la serie, questa serie, finisce qui per un mio errore che voi non dovete assolutamente fare. Non chiedete prestiti
alti alle banche, ma neanche nella vita reale, raga, perché vi uccidono gli interessi. In questa serie mi hanno ucciso gli interessi. Dunque, ci vediamo al prossimo episodio. Se questo video raggiunge 5.000 like, ci vediamo al prossimo. Sarò lieto di leggere tutti i vostri commenti per la decisione finale, quella di ricominciare da zero anche nei video, ricominciare da zero a telecamere spente o barra qualche live non è sicuro, e portarvi allo stesso punto. Però 5.000 like e domani barra dopodomani uscirà un nuovo video già con la decisione. Un bacione, un abbraccio. E da Luke, il petrolifero in questo momento fallito, ma grazie al fallimento ci siamo caricati tutto sulle spalle, caricati anche di muscoli, di forza, e nella prossima serie saremo più carichi che mai. Ciao a tutti.